Salute ai telespettatori di Reggio TV. Suonava l'anno anche oggi è ospite al Palazzo della Cultura Pasquino Crupi di Reggio Calabria, dove sono stati esposti, dove sono esposti, siamo all'interno del Cavò, dei quadri di grandissimo pregio, di grandissimo valore. Infatti, in questo momento alle mie spalle, sui laterali, ho un Fontana. Le attese nel concetto spaziale di Fontana e un Agostino Bonalumi, sempre nel suo concetto spaziale. Quindi noi approfittiamo di questi capolavori perché, se è vero come è vero, come diceva Dostoevskij, che la bellezza salverà il mondo, noi in quest'ambito, tra De Chirico, Guttuso, Dalì e Picasso, a questo punto posso dire che siamo salvi. Per salvarci ulteriormente, siccome siamo accompagnati da una scrittrice regina, Tizianedda Calabrò, che ci farà ascoltare uno dei suoi passaggi letterari. La nonna Bianca. Quasi nulla si ricorda delle parole dette nel passato, ma molto dei gesti, degli sguardi, delle azioni, di certi attimi silenziosi. Da qualche parte si nascondono sapori e profumi affettuosi, sempre pronti a riemergere dalla memoria. Il passato è un film muto. Attraverso il racconto scongiuriamo la paura che le immagini restino senza suono. La nonna Bianca è un quadro che raffigura una donna piccola e curva, i capelli bianchi legati in una treccia attorcigliata dietro la nuca, il vestito grigio senza forme, la pelle rosa e rugosa, afflitta dalla psoriasi. È seduta su una sedia scomoda in camera da letto e vicina al balcone semiaperto, la stanza in penombra. C'è un grosso armadio alle sue spalle che se l'aprivi lanta cigolava. C'è uno specchio che deforma la figura e la nonna diceva che se ci si guardava troppo potevi vedere il diavolo, ma il diavolo nessuno lo ha mai visto lì dentro. C'è una colonna con la statua di un santo, un parente della madre della nonna Bianca, si dice, San Francesco di Paola. La donna legge il giornale del giorno prima, passatole dalla figlia. Poi, con le notizie vecchie di 3 giorni, verrà dato alla vicina di casa. E così faranno fino alla fine. Ogni tanto la nonna guardava la gente passare, o la dirimpettaia, vecchia pure lei, e anche lei, intenta a guardare fuori. Tizianedda ci ha commossi con il suo passaggio letterario. Suonava l'anno ci porterà, pensa Tiziana, nel 1947 e legherà quest'anno al 1851. 1851 fino al 1853, che è l'anno, sono gli anni della trilogia di Verdi. Viaggiamo nel tempo. Viaggiamo nel tempo, suonava l'anno, viaggia nel tempo. E abbiamo un'incisione del 1947 di Joseph Locke, su etichetta Columbia, Hear My Song Violetta. Ti dice niente questo nome, Violetta? Violetta. Violetta è un nome importante anche nella letteratura, nella musica. In Traviata è importantissimo. E infatti questo Joseph Locke, che era un tenore irlandese, che alla fine cantava più delle ballade irlandesi, ma quando comincia a capire qual era l'importanza della sua voce e anche di certi passaggi d'opera e di lirica napoletana, cosa fa questo signore? Ne prende una parte, o prende come dire, il leitmotiv di alcuni passaggi, tipo Torna sul Riento, Sole mio. In questo caso prende il passaggio Amami Alfredo e lo Bello. inserisce, lo incastona come un diamante in una sua canzone. E pensa che questo Hear My Song del 47 attualmente è al decimo posto, visto che ora dischi non ne vengono più incisi, della classifica praticamente della Gran Bretagna, e ha superato di gran lunga canzoni tipo Yellow Submarine, Hey Jude, dei Beatles, di Elvis, anche tornando ai giorni nostri, dei Led Zeppelin, tanto per dire. Perché è stata una canzone che ha avuto un successo eclatante. E Joseph Locke, dopo questa canzone, capisce che deve intraprendere questo filone. E intraprende questo filone, come dicevo prima, prendendo a prestito delle canzoni italiane.
questo caso La Traviata, che insomma, sappiamo bene che è stata tratta dalla Signora delle Camelie di Alessandro Dumas, il figlio. E queste opere, Verdi aveva questo, come dire, cordone ombelicale nei confronti di Parigi, da dove andava e traeva ispirazione per le sue opere, anche se era un uomo molto tranquillo, quasi veniva considerato un po' campagnolo, perché aveva anche la passione per la terra. E pensate che lui si è dedicato, perché di puntate su Verdi ne abbiamo fatte tante, si è dedicato anche alla pioppicoltura, all'allevamento dei cavalli. E era un uomo che amava molto la terra. Adesso ascoltiamo Joseph Locke e vedrai come ti sorprenderà questo passaggio, perché c'è questo intercalare di Ama Manfredo. Che bellissimo. Che è veramente bello. Hear my song, Violetta. Il My Song Violetta sembrerebbe quasi un caso di plagio. Evidentemente sei ispirato a, insomma, sei ispirato a Verdi. Ma tu per il tuo libro La Medaglia del Rovescio ti sei ispirata a qualcuno, a qualcosa? Hai uno scrittore che hai amato svisceratamente? Che te... Ma sicuramente le influenze ci sono, anche inconsapevoli e inconsce. Io amo molto la lettura latinoamericana, Marquez in primis, è un'altra scrittrice ma inarrivabile, ahimè, è misteriosa, perché la sua scrittura è veramente misteriosa, Alice Munro, che ha vinto negli anni scorsi anche un Nobel per la letteratura. Lei è esperta in racconti brevi, nelle cosiddette short stories, la trovo superba, eccezionale e purtroppo inarrivabile, però probabilmente mi sento più vicina proprio come linguaggio alla letteratura, sì, latinoamericana, quella. A proposito di letteratura americana, qui abbiamo un Charlie Spivak, un jazzista
che nel 1947, stesso anno di Joseph Locke che abbiamo ascoltato prima, incide There Is No Tomorrow, che sembrerebbe un titolo che non c'entra niente con la più famosa O Sole Mio, e lo fa in una versione jazz che è veramente una versione molto bella, che anticipa un po' anche quello che è stato poi, ad esempio, Elvis con It's Now or Never. Basti pensare che Elvis con O Sole Mio, cantato in versione americana, usiamo questo termine, tra virgolette, vende 10 milioni di copie e acquisisce una notorietà non da poco. Lo stesso Billy Haley and His Comet, che fa una versione, incide una versione rock di O Sole Mio. Ma in questo caso noi ascoltiamo Charlie Spivak, che è un jazzista che, pensate, ha lavorato con i fratelli Dorsey, con Glenn Miller, con altri grandissimi personaggi, Roy Noble, Bob Crosby, il fratello di Bing Crosby. E naturalmente si ispira a O Sole Mio, la famosa canzone che è la più passata, come dicevo prima, al mondo, tra internet, televisioni, radio, ed è una canzone che stranamente è stata composta, la musica, a Odessa, in Ucraina, perché alla fine di Capua, che era il musicista, in una giornata, in un'alba molto scura e nuvolosa, vede un raggio di sole che gli ricorda la sua amata Napoli. E scrive questa musica, perché era lì in tournée con il padre. Scrive questa musica e quando torna in Italia, contatta subito un giornalista paroliere che alla fine fa un, come dire, trova le parole giuste per questa musica meravigliosa. E Capurro, Giovanni Capurro. E troveranno una casa editrice, Bideri, che acquisterà i diritti. Infatti loro poi moriranno in povertà, in estrema povertà, pensate. Hanno composto la canzone più famosa del mondo, la più diffusa, assieme a Besame Mucho, e poi moriranno in povertà perché hanno avuto quei quattro soldi di come dire, che ancora non esistevano le royalty, parliamo del 1898, non c'era il copyright, non si era molto tutelati per certi aspetti. E quindi Spivak fa una versione jazz che adesso ascolteremo. Carico il grammofono. È meraviglioso. Thank you.
O Sole Mio in versione jazz, Charlie Spivak. È veramente una versione particolare. Sì, ma io sono stupefatta, è la seconda puntata che passo qui, mi chiedevo una passione poi con tutta questa conoscenza e memoria di dati, sai, un database incredibile, io a malapena ricordo i nomi dei, va bene, dei miei figli, me lo ricordo bene. Ah, meno male che ricordi. Una scrittrice che non ricorda il nome dei figli. Ma io che ho problemi gravi di memoria, devo dire, sono stupefatta. Scusa, come hai fatto a scrivere un libro? Perché dovevi attingere. Vabbè, ma quella è la mia quotidianità, per cui è immediata, anche perché il blog è veramente immediato. Però sì, poi forse sono un po' come gli anziani, non hanno la memoria a breve termine, ma poi attingo perché ci sono appunto queste storie delle mie nonne, i ricordi lontani, quelli con un po' di sforzo. Poi, come dico anche nel libro, basta un odore, un sapore, mi fa riemergere un po' prustiano questo pensiero, sì, Proust, mi fa riemergere appunto questa memoria. La Madeleine prustiana. Sì, infatti l'ultimo capitolo, tra le altre cose, del libro è un omaggio a Proust, si intitola Il tempo ritrovato. Però sì, io non ricordo, ho qualche problema, ho dei deficit di memoria, però il libro si basa anche molto sui sentimenti, sulle emozioni, quelle arrivano e arrivano potenti. E a proposito di sentimenti veri, abbiamo un'incisione su etichetta Capitol del 1956. True Love, amore vero, quindi sentimenti veri, di Cole Porter, viene cantata da Bing Crosby e da Grace Kelly. Bing Crosby, che diventerà famoso nel mondo per le sue canzoni natalizie, e sarà assieme a Elvis e ai Beatles, con 500 milioni di copie di dischi venduti, il più grande cantante di tutti i tempi, nel Guinness dei primati. E Grace Kelly, sappiamo tutti la storia di questa bellissima donna, che alla fine, come dire, sembra che il sogno romantico si avvera, sposa veramente un principe, il principe Ranieri, ha tre figli meravigliosi e poi muore in un incidente nel 1982, e qui c'è anche la tragicità, cioè veramente, come diceva Eschilo, quello che gli dei ti danno subito dopo se lo riprendono. Evidentemente le aveva avuto tanto, e poi come dire, l'aspetto tragico e drammatico della vita è anche questo, che è stata colta ed estirpata dalla vita e dalla terra. Che poi non sappiamo se fosse veramente felice in quel sogno romantico. Questo non gliel'abbiamo chiesto, non abbiamo fatto in tempo. True Love del 56, Cole Porter, ma sembrerebbe un disco qualsiasi, no? È un disco che poi viene ripreso, pensate, da Elton John. Suonava l'anno, poi torna al 1993. Elton John e Kiki Day nel famoso LP, Long Plane di Elton John, già parliamo di 33 giri però, c'è nel famoso LP Duets, che raggiunge la seconda posizione in Gran Bretagna e staziona nelle prime posizioni in tutta Europa e anche negli Stati Uniti, perché viene, o come dire, questa versione viene rimaneggiata ed ha un grandissimo successo. Naturalmente anche altri grandi interpreti come Elvis, perché poi aveva capito bene come funzionava il giochino, chiamiamolo così, anche Elvis rifà questa versione, oppure Frank Sinatra o Dean Martin, perché attingono a piene mani da passaggi musicali che li ritengono veramente di grande spessore. Lo ascoltiamo. And you give to me
Poppa piccolino, mi viene da pensare a te, Tiziana, questo come titolo. Come mai? Forse perché sei una piccola piccolino. Donna, ma piena di inventiva. Di... E di risorse. Io dico, dove non arriva l'altezza, arriva la personalità. Vabbè, era una battuta, naturalmente, anche perché tu sei molto simpatica e accetti questo tipo dovremmo di battuta. Dovremmo farci riprendere però in piedi, vicini, forse no, così no, no, i telespettatori no. si rendono L'ultima conto. Volta abbiamo recitato dei passaggi del libro, tra virgolette recitato, lei era sopra una cassapanca e io ero a fianco. Però quindi... diciamolo, tu sei modesto, io stavo recitando il tuo libro, perché tu sei anche uno scrittore. Vabbè, quello... Chic, un libro molto conosciuto, io mi sono dilettata a recitare sopra una cassapanca per essere alla tua altezza. Ti ringrazio. Poppa piccolino. Un'incisione di Diana Decker del 1953, suonava l'anno, ci porta nel 1953. Mamma mia. E al ritroso va al 1952. Questa americana che operazione fa? Prende una canzone del festival, del neonato Festival di Sanremo, che non era neanche il Festival di Sanremo che conosciamo oggi noi, perché era una specie di café chantant, usiamo un termine francese, no? Dove infatti eravamo, insomma, sulla Riviera Ligure, vicino alla Francia. Mentre il casinò, mentre la gente ordinava da bere e magari da mangiucchiare qualcosa, c'era un palcoscenico dove c'erano solo tre interpreti che cantavano le canzoni di altri cantanti. Questa canzone è una canzone che appena l'ascolterete è molto simpatica, simpaticissima, e parla di papaveri e papere. Però il titolo è Pompa Piccolino, perché Diana Decker fa un'operazione commerciale eccezionale. Questo disco verrà portato in Cina e avrà un successo strepitoso. Però, contrariamente a quanto si pensa, veniva usata questa canzone poi alla fine per i funerali. Cioè, cosa che strana anche a dirsi, perché Nilla Pizzi non l'aveva inciso certo per una cosa del genere. E Papaveri e Paperi, come sapete, in Italia venne censurata questa canzone, perché alla fine era una sorta di satira graffiante, proprio per l'altezza di qualcuno, perché a quel tempo c'era un politico molto potente che era il presidente della Democrazia Cristiana, si chiamava Mintore Fanfani. E alla fine molti pensavano che quando si parlava di papaveri e papere era una sorta di, quasi, permettetemi il termine, di sfottò nei confronti di Mintore Fanfani. E questa canzone venne, come si dice, cioè, fu fatta sparire nel più breve tempo possibile. A quel tempo la politica aveva anche questo potere, la televisione era agli albori, era tutto controllato, c'era anche una censura, se vogliamo. Però naturalmente il disco venne diffuso ugualmente, perché poi ci fu questo successo. E quando si parlava di papaveri e papere
Cioè, i papaveri erano rossi, quindi c'era anche un simbolismo. Il colore rosso Politico rappresentava il Partito comunista. Comunista. Quindi c'era tutto un legame, però alla fine io molto francamente penso che chi ha composto questa canzone non poteva pensare a questa sorta di effetto boomerang, perché era più che altro era una canzone orecchiabile e molto simpatica. Ora ce l'ascoltiamo in questa versione plagiata, oserei dire, Ma quanti di plagi? Diana, la musica è tutta, è stata tutta copiata, c'è molta, molta musica italiana è stata copiata. Papo piccolino, papo piccolino, he plays so prettily to every signorina. Papo piccolino from sunny Italy. Oh, listen to the music I hear. Oh, Papa Piccolino is near to win a smile or maybe a tear before traveling on. A vagabond who wanders along, a millionaire, but only in song, as though the world might really belong to him. This fellow plays a melody so mellow that everyone keeps shouting Barabello. All over Italy they know his concertina. Papa Piccolino, Papa Piccolino, he plays so prettily to every signorina. Papa Piccolino from sunny Italy. No matter what the calendar show, it can't be spring, and I ought to know until I hear him sing. Hello, hello, I'm here again. A flower in his battered old hat, and a smile for every doggy and cat, and children get the friendliest pat of all. I'll be his name, so if you ever meet him, then you will know exactly how to greet him. All over Italy, they know his concertina. Papa Piccolino, Papa Piccolino, he plays so prettily to every signorina. Papa Piccolino, from sunny Italy. Papavere e papere in versione americana, una versione che poi viene venduta in Cina. Ma il tuo libro varcherà i confini della nostra provincia? Perché purtroppo il problema delle case editrici della nostra città è questo, che non hanno la forza sul mercato. Il libro potrebbe essere un capolavoro e magari resta un po' relegato ai nostri spazi angusti. Il libro in realtà può essere acquistato online, per cui il problema non si pone. Per fortuna, diciamo, la rete un po' sopperisce ai problemi della distribuzione. E comunque io ho una piccola fortuna perché il libro è anche distribuito dalla Rizzoli, per cui, pur essendo, diciamo, falsa editore, il distributore è Rizzoli, per cui si può trovare un po' in tutte le librerie d'Italia. Se non si trova, si può ordinare. Bene, pensi di scrivere qualcos'altro, Sì. Tiziano? Sì, Sì, è una è una specie di malattia. un morbo che poi Questa è una prende. malattia. Scrivere per me è una forma anche di autocoscienza, di salvezza, è un bel modo per salvarsi anche la Anche di scrittura. travasare i propri Eh sì, sentimenti, le proprie ci si sensazioni. insegue un po' quando si scrive e quindi sì, non posso proprio farne a meno. Bene, io adesso ci farei ascoltare un Sì, altro passaggio. Intanto io con molto ringrazio i miei piacere. tecnici che veramente oggi hanno affrontato una giornata campale perché all'interno del Palazzo della Cultura dovete sapere che per mantenere la temperatura si fa uso dei climatizzatori, però con l'aria fredda, quindi siamo intorno ai 20 gradi e quindi voglio ringraziare i miei tecnici, tra virgolette, ma non sono miei, che si sono adoperati e prestati a Grazie. queste due puntate, Mino Iaria e Paolo Tinella. Ascoltiamo adesso un tuo Sì, passaggio. e grazie veramente. Sono tanti i gesti ai quali spesso non diamo attenzione, peso e valore. Provo a elencarne qualcuno. Quando sei in dormiveglia, accasciato in uno stato semicomatoso sopra un letto qualsiasi della casa, e stai pensando a quel caldo plaid chiuso nell'armadio, maledicendoti perché non l'hai preso prima. E come d'incanto, arrivati te lo stende addosso.
scoprendoti. La mano che stringe forte la fronte, mentre dallo stomaco stai mandando l'anima, le budella e tutti gli organi interni. C'è un'elevata probabilità che questo gesto, così pervicacemente utilizzato, non serva a nulla. Ma così facevano tua madre, e la madre di tua madre, e le madri del passato. Ed è diventato un rito dell'accudimento che si tramanda di generazione in generazione. Nei nostri geni c'è l'impronta sulla fronte delle dita delle madri. I baci nel sonno dati ai figli. Chi viene baciato non lo saprà mai, ma da qualche parte dentro di lui resta una traccia di questo gesto amoroso. E quando quei bambini tanto baciati nel sonno saranno genitori, lo faranno anche loro con i loro figli. E nel farlo, amando così tanto, si sentiranno amati e non capiranno perché. Anche gli adulti baciati nel segreto dei loro sogni da labbra innamorate si porteranno quel calore scivolato nel cuore senza sapere che ad accenderlo è stato un gesto segreto. Allungare il braccio verso chi ti è seduto accanto mentre guidi e freni all'improvviso, anche se il passeggero è protetto da cinture affidabilissime. È il gesto automatico di chi è posseduto dall'istinto della chioccia iperattenta. Freni, allunghi il braccio, come quando pigi un bottone e si aziona un meccanismo, come quando nell'orologio a cucù sbuca l'uccellino ogni ora, come quando ti fanno il solletico e ridi. Succede, perché per qualcuno funziona così. Impastare farina, acqua e lievito. È un gesto femmina, questo, che crei unendo e mescolando, che dai vita a qualcosa di nuovo che nasce da elementi con storie e tracce diverse. E mentre le dita danzano, la materia si trasforma diventando soffice e compatta. E impastare è una dichiarazione d'amore, è un pensiero, è un prendersi cura, perché non si impasta mai solo per se stessi. Abbracciare. Per farlo occorrono due gesti. Con il primo ti sveli tutto come sei, allarghi le braccia e mostri il tuo corpo, il tuo regalo. Con il secondo gesto diventi casa, avvolgi il corpo dell'altro con il bene più prezioso e intimo che possiedi. E il due diventa uno. E senza saperlo, anche l'abbracciato abbraccia. In quel preciso istante, nell'attimo preciso in cui senti che tutti i pezzi si incastrano, anche il mondo fuori sembra ricomporsi.